Le STEM, anche se ultimamente l'intelligenza artificiale è la tematica più calda, però sono sempre una tematica importantissima, soprattutto perché anche loro si stanno evolvendo. Non è solo STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, ma ora la tendenza si sta evolvendo in STEAM, l'avete di sicuro sentito, dove spesso la A in STEAM significa arte, ma non solo. Ultimamente questo A si sta involvendo da arte in un all che comprende spesso tutte le discipline umanistiche, ma come anche lo sport o altre attività. Perché? Perché lo scopo della scuola è di lavorare sempre in modo più trasversale, più vicino anche come funzionano poi le STEM nel mondo reale, perché nessuna azienda di un settore STEM sta svolgendo soltanto un lavoro che riguarda strettamente un campo della matematica. Normalmente questa matematica viene applicata, ci riguarda la statistica. Se si prende per esempio un'assicurazione che deve assicurare contro i terremoti, lì ci sono molteplici fattori che poi ricadano nel lavoro del singolo statistico. Deve prendere in considerazione anche altri campi e discipline, come magari la geologia, l'architettura, cioè il rapporto tra gli umani, il benessere, come si può costruire un edificio, assicurare un edificio in modo più efficace, ma allo stesso a misura di umano. E lì, in questo campo, ora per la scuola sono non solo più le STEM, ma le STEM integrate in un percorso trasversale dove sì, vengono insegnate ancora le singole competenze per la propria disciplina, ma poi viene anche tracciato idealmente un percorso come queste singole conoscenze lavorano insieme per essere poi applicato al lavoro di un mondo attuale. E in questo momento dobbiamo notare che proprio anche gli insegnanti STEM sono quelli già più avanti per utilizzare anche nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Ultimamente, o negli ultimi mesi, con l'avanzamento di ChatGPT, delle AI generativa, che è proprio utilizzabile da chiunque, accessibile a chiunque, gratuito, soprattutto gli insegnanti delle STEM si sono fatti avanti e hanno già progettato molteplici percorsi. Però anche lì spesso sono percorsi STEAM, perché anche poi gli insegnanti di arte collaborano e creano percorsi che mescolano sia le scienze umane e arte e lo sport, come per esempio un percorso con machine learning dove viene attrezzato la macchina, l'intelligenza artificiale di riconoscere certi movimenti, può essere poi utilizzato sia da un insegnante di sport per sviluppare insieme ai ragazzi percorsi di movimenti, per insegnare magari come si lancia una palla in modo ideale, ma allo stesso momento anche l'insegnante di tecnologia, l'insegnante di fisica per spiegare perché questo movimento è quello ideale, quello di tecnologia per spiegare come la macchina poi impara di distinguere il miglior movimento. Questo potrebbe essere un'applicazione, diciamo, molto reale a scuola.